se non siete, ditemelo, vabbè, se sta, penso che non c'è bisogno, altrimenti magari rimbomba troppo. Allora, buonasera a tutti, io sono Alessandro Limpo del Popolo della Famiglia, innanzitutto ringrazio Adele per questo incontro con noi questa sera. Io sono il coordinatore regionale pro tempore del Popolo della Famiglia, abbiamo iniziato con Adele un anno fa circa, ci dovevamo presentare alle elezioni amministrative per Civitanova Marche, poi non ci siamo presentati più perché l'allora accordo che fu fatto con il centrodestra civitanovese saltò perché, vi dico sostanzialmente, l'accordo era di andare insieme come liste civiche, proprio la famiglia di liste civiche, e poi invece quando c'è stata la presentazione, allora c'era Paola, si presentano i partiti come partiti. Quindi da lì subito la mancanza della fedeltà, l'impegno con il Popolo della Famiglia, poiché noi vogliamo essere, abbiamo rispetto per i cittadini e per i nostri elettori, quindi quando prendiamo l'impegno lo vogliamo mantenere. Quindi non ci siamo più presentati. Mirko mi ha detto, mi ricordo, mi chiamò perché diceva presentatevi da soli, andiamo da soli, presentiamo il nostro candidato sindaco, ma ci vogliono le forze per presentare un candidato sindaco. A un mese dalle elezioni ho detto Mirko, meglio aspettare piuttosto che andare in questa maniera e far male. Ho detto va bene Alessandro, però parla con gli altri, cerchiamo almeno di iniziare per l'attività per il prossimo anno, per la campagna nazionale. Non esistevano circoli, eravamo solo noi Civitanova, c'era un gruppo di San Benedetto. Abbiamo incominciato nel mese di giugno a far venire Mirko a diversi convegni, molti dei quali per il discorso della libertà di scelta dopo l'imposizione del decreto Lorenzin, e a settembre Mirko mi ha ribadito, tornando sempre, adesso ci dobbiamo presentare, bisogna creare le squadre. Io sono una persona che mi conosce, che sono molto chiaro, ho detto, poiché io ho avuto un'esperienza già in passato, nel 2012 sono stato commissario della spending review per il comune di Civitanova Marche, ero con una lista civica. Quando il sindaco mi chiese di dare una mano, dissi vabbè io te la do la mano, e rinunciavo a una partecipata. Dissi però con me voglio il dottor Landolfo, non so chi lo conosce, fa anche lui parte del gruppo ecclesiale di Loreto, dirigente in pensione per la Rogineria provinciale dello Stato di Macerata, perché noi più giovani dobbiamo imparare da quelli più grandi, non che devono essere scartati. Dissi io voglio il dottor Landolfo, e lui disse vabbè prendi il dottor Landolfo e prendi uno dei partiti, diciamo, no? E abbiamo fatto la commissione quindi per verificare sprechi e privilegi che c'erano, ci sono a Civitanova Marche, c'era quel signore dei partiti, diceva no ma facciamo la buona, poi ci prendiamo l'indennità, una cosa tranquilla. Io e Raffaele ci guardavamo, diciamo no, noi andiamo avanti, poi ti portiamo il lavoro. Insomma, io e il dottor Landolfo abbiamo fatto questo lavoro, poi dopo 4 mesi abbiamo presentato al comune, dove su 13 partecipate tagliavamo le partecipate, quindi tutti i 13 presidenti, segretari, sottosegretari li tagliavamo. Il comune aveva speso l'anno prima 60.000 euro in risme di carta, 60.000 euro con le persone, allora c'era quella famiglia che si era tolta la vita a Civitanova per la crisi economica, erano stati spesi 60.000 euro in risme di carta, ogni ufficio aveva un suo centro di spesa, abbiamo proposto di unificare un unico centro di spesa per tutti. Però per farvela breve, quando abbiamo presentato la nostra spending review, in 24 ore siamo stati sciolti. Ovviamente l'amico di partito ha preso subito le distanze. È stata una bella esperienza di lavoro per la città, però nello stesso tempo è stata cocente perché ci siamo sentiti fortemente traditi, sciolti così, cioè mai più chiamati, il nostro documento messo da parte, da loro ho sempre detto no a chiunque, e inizialmente avevo detto no anche al Popolo della Famiglia, poi però conoscendo queste persone, poi il rapporto diretto è importante, dalle persone. E quindi la mia scelta di rientrare in questo contesto per, mantenendo sempre fede ai principi, perché Mirko De Carli, Mario Adinolfi si sono mostrati di parole, ve lo dico io da testimone, perché disse a Mirko, Mirko io la mano la do, io siccome già ci sono rimasto malissimo, ho detto se fate l'accordo elettorale con la destra o con la sinistra io non vengo, cioè non perdiamo tempo, fate da soli, io vi rispetto, siete belle persone, vi parlo il mese di settembre. E il Mirko mi disse, Mirko De Carli mi disse no, andremo da soli perché dobbiamo restare liberi e fedeli ai nostri principi. Effettivamente così è stato. Poi la cosa bella, ve lo dico io anche che insomma l'esperienza amministrativa l'ho avuta, che Mario Adinolfi, perché io non ti conoscevo, sapevo che era stato nel PD, fondatore del PD, sa, anch'io un po', poi dopo quell'esperienza di Civitanovese ho detto questo è un altro che magari vuole cavalcare, invece poi ho conosciuto Mario Adinolfi.
Mario Di Nolfi, che è vero, è stato fondatore del PD e quant'altro, no? Quindi è stato nella, nel, nella, con la poltrona avvattata nel Palazzo Dorato. Mario Di Nolfi poteva rimanere lì tranquillo e ricandidarsi, perché comunque era stato il fondatore del PD. Invece lui, per rimanere fedele ai suoi principi anche, l'ha lasciato e si è incamminato in questo nostro percorso. Quindi sono persone come Mirko Legani, stava a Bruxelles, anche lui, perché i partiti dicono tu devi stare zitto, non capire niente, devi schiacciare il pulsantino. Punto. Non vogliono persone capaci, vogliono degli yes men, va bene? Quello è il discorso. Quindi quando ho avuto modo di conoscere ma anche la capacità, la cultura di Mario Di Nolfi, ho detto anche, ma quello che è quella di Mirko Ricarlo, qui c'è da imparare, qui c'è da, veramente da fare un bel lavoro. E quindi ci siamo incamminati. All'inizio è stato tutto più difficile, è stato difficile perché partivamo quasi zero. Poi abbiamo realizzato i circoli ad Ascoli, poi i primi circoli ad Ascoli, Macerata, Potenza Piscina Collena, Macerata con la nostra professoressa Clara, poi Sassoferrato, dove un assessore ha realizzato il circolo del Popolo della Famiglia. E un'altra bellissima notizia che mercoledì inauguriamo il circolo di Falconara Marittima. E mi ha chiamato, qui abbiamo il presidente dell'associazione consumatori con il quale collaboro da 20 anni, mi ha chiamato un ex dirigente, che siamo amici e facciamo le giornate per la trasparenza, perché noi ci occupiamo come associazione di trasparenza e anticorruzione, contrasto alla corruzione. Mi ha chiamato quest'altro ex dirigente della Regione Provinciale dello Stato di Ancona, dicendo ci piace il Popolo della Famiglia, vogliamo fare il circo del Popolo della Famiglia, persona che non ha mai fatto politica, e per presentarci alle elezioni di Falconara Marittima, comunali. La cosa stupenda è che nel raccogliere 2000 rotti firme, quando ci presentavamo, vero Ombretta, dalle persone parlavamo del Popolo della Famiglia e ci conoscevano anche, normalmente ti dicono oh, siete tutti uguali, tanto andate lui per comandare, invece noi diciamo no, fate, firmatevi, firma, andate, andate, perché chi conosce il Popolo della Famiglia, chi vede anche Maria Di Nolfi, Mirko Legani, Gianfranco Amato, abbraccia il Popolo della Famiglia. Cioè, io posso dire, lo vedete, io sono orgoglioso di appartenere al Popolo della Famiglia, perché veramente è fatto da belle persone, oneste, e l'onestà non è l'onestà, scusatemi, come quella del 5 Stelle, no? Chi è disoccupato, l'onestà è un valore a prescindere di chiunque comunque voglia entrare nel lagone politico e istituzionale, ma l'onestà vera è di chi è chiamato ogni giorno a lavorare, soprattutto chi fa parte delle istituzioni, e rifugge dalle tentazioni. Come l'ha anche rifugito Mario Di Nolfi, perché Mario Di Nolfi ha detto, sì, rimani, fai come ti diciamo noi. L'onestà si vede poi sul campo, no? Quando vieni tentato e dici no, io vado avanti secondo i principi e i valori. Quello è il discorso. Invece abbiamo visto cosa hanno fatto. Hanno fatto il bonifico di nascosto dell'imprenditore e poi l'hanno annullato. Non è illegale. È disonesto moralmente. Che c'entra non è illegale? Anche i vitalizi non sono legali. Ma è una disonestà morale con tutte le famiglie che stanno soffrendo. Con i disabili, ci abbiamo Cristiano Di Stefano, un anno fa ero con Cristiano con l'associazione dei consumatori a manifestare per i disabili, hanno fatto i tagli anche i disabili, Cristiano è con noi, Cristiano Di Stefano. Cioè qui purtroppo abbiamo una classe politica totalmente immorale, quindi c'è da intervenire in ogni ambito, ma prima di tutto nella corruzione che ci devasta, ci sta devastando come nella sanità, ma nel taglio di sprechi e privilegi, e chi lo può fare se non persone moralmente oneste, al di là della legalità? Questo è il Popolo della Famiglia. Quindi io veramente, io e tutti i nostri amici siamo orgogliosi di appartenere al Popolo della Famiglia, è un progetto che parte, vogliamo raggiungere il 3%, avere Mirko De Canni, Mario Di Nolfi, Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo nel Parlamento, perché loro, con noi, saremo quel chiodo che blocca la coda del serpente. Perché se il Popolo della Famiglia è l'ultimo, unico, baluardo in difesa delle famiglie e in difesa dei più deboli, gli altri là dentro faranno solo i fatti loro. Tant'è, quando sentite in televisione, questa è la mia valutazione, perché l'ho studiata la politica e l'ho vissuta da dentro, che quando andranno lì faranno gli accordi per non perdere i 20 miliardi al mese e per non perdere benefit e privilegi. Non si andrà subito al voto, perché si venderanno e lo vedremo che si venderanno. E l'unico che non si venderà, e già l'ha detto Mario, e lo farà perché ormai li conosciamo, è il Popolo della Famiglia, che resterà fedele ai principi e ai valori cristiani. Ecco. Voglio lasciare subito la parola alle nostre amiche e sorelle. Grazie a tutti, grazie a voi per essere qui nonostante le intemperie. Noi proseguiamo il nostro percorso. Chi vuole intervenire? Grazie, no. Allora, prendo parola io salutandovi con tutto il cuore, orgogliosa. Salutandovi e dicendo che sono veramente molto orgogliosa di appartenere a questo gruppo di fratelli più che politici. Allora, mia storia è un po' diversa
dai miei compagni di viaggio, perché io dietro di me una storia che è un po' diversa. Io sono nata in Croazia 59, dove c'era comunismo, dove per il fatto del mio carattere io mi sono occupata già di politica là, ma non perché volevo fare politica di una dittatura, non ero comunista, ma ero organizzatrice e presidente di in Rijeka, in una città dove ero presidente delle donne. Allora, organizzando tante cose, un giorno 82 vengo assegnata come parlamentare in Belgrado. Voi non vi rendete conto che significava per me, che ho una storia tutta mia, ho mio nonno che è stato buttato e morto nelle fosse ardeatine. Allora io sapevo che finita mia vita in ex Jugoslavia, perché chi viveva, noi vivevamo una dittatura, non potevi dire niente. Marx e Engels erano Dio. Noi sei figli eravamo tutti battezzati di notte, se no mio padre rimaneva senza lavoro. Allora c'erano due facce della mia famiglia: fa finta di niente, di non sei cristiano, ma di notte siamo battezzati, si pregava. Allora, essere votata come parlamentare per arrivare a Belgrado significa andare a scovare la mia storia della mia famiglia. Comunque mi aspettava la prigionia. Allora io che faccio? Era giugno quando esce sto giornale con mia foto, parlamentare nuovo dalla città di Rijeka, che tutti i miei colleghi università, io andavo in economia e commercio, tutti si meravigliavano, complimenti, invece io sapevo che io devo sparire. Io notte prendo un passaporto falso di mia sorella con altro nome e sono partita per Germania, dove sono rimasta a vivere per non essere inquisita. Loro hanno provato a cercarmi, ma siccome lavoravo nell'ambito della moda con le sfilate e con fatto che già mi muovevo nell'Europa sulle passerelle, allora loro cercavano sempre mia famiglia: quando rientro, non sapendo che io non sono rientrata più. Allora in Germania ho vissuto, lavorato, ho preso tutto quello che mi serviva. Arriva un giorno mio marito da Porto Potenza per una fiera, conosco Enrico e mi sono sposata, trasferita in Italia 86. Ho un figlio che oggi lavora a Londra e mio marito, non ho altri figli, ma comunque sono una catechista da 20 anni dei ragazzi della Cresima. Sono guida mariana, ho portato migliaia di pellegrini a Međugorje, ho anche in mezzo a voi diversi, sorridono. E ecco, mia vita dopo è cominciata tutt'altro percorso, perché venendo qua ho incontrato Dio su un cammino di un gruppo di rinnovamento. Ma perché? Perché malattia di mia suocera mi colpì talmente tanto che io sono andata a pregare per salvarla, e dico: Signore, mio marito sta sempre in giro, tutta famiglia lontano, io mi sono messa a pregare per guarigione di mia suocera. Comunque lei è morta dopo, ma a me fede è rimasta, incontro con Gesù è rimasto proprio lì. Allora ecco, tutti i miei anni da là ho lavorato sempre per Gesù e con Gesù. Allora ecco perché vi dico questo: quando dopo sono entrata in politica qui con Forza Italia, ho perso per pochi, però mi sono ritirata per problemi di salute di mia suocera. Non ho pensato mai più entrare in politica, ma quando dopo da un anno che mi venivano un po' proposte queste come un popolo della famiglia, io dicevo: ma io non c'entro. Però a un certo punto ho capito, perché tutti i sacerdoti mi dicevano: ma vai, sai, il Signore chiama. Allora io ho detto sì, perché questo non è più politica, per me è una missione in questo mondo dove non abbiamo più né valori, dove abbiamo cacciato Gesù dalla nostra vita, dalle nostre scuole, dal nostro paese, perché Italia è il mio paese. Adesso io ho cittadinanza doppia, italiana e croata, e io mi sento qui a casa. Allora, se io anche poco posso fare... Si può spegnere il microfono, tanto no? Si può spegnere, ecco. Se io anche poco posso fare per Gesù, per farlo
rimanere in Italia, io ho detto sì, perché come diceva Mario ad Enolfi a Roma, le nostre aule, i nostri tribunali, le scuole, c'è dappertutto crocifisso, e non è vero che i politici non devono portare la fede in Parlamento. Perché? Perché la nostra Costituzione è a base di cristianesimo. Noi siamo, il Stato è laico, ma noi siamo cristiani, 80% cristiani siamo in Italia. Allora perché non parlare? Io vedo quando mi dice, ma sai, non è bello che politica entra, che la Chiesa entra nella politica. No, è contrario. Noi vogliamo, il Signore ci insegna che è stato primo politico, lui diceva dai a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio è tutto, Dio ha scritto la storia, scrive presente e futuro. Io da questa parte, per questo sono entrata, perché i programmi economici di futuro, di umano, già hanno detto tutti, tutti i partiti parlano di economia, di trasporti, di scuola, di sanità. Nessuno dice Dio è alla base di tutto. Dio vogliamo in tutti i modi scacciare fuori dalla nostra vita. Invece noi sappiamo, io che ci credo molto, perché io vedo se Dio non era nella mia vita, io sicuramente oggi non sarei qua. Perché io ho vissuto bella vita, avevo 34 anni quando ho veramente incontrato Dio. Prima di questo io ho vissuto nel mondo più belle cose che un mondo ti può dare, veramente vivevo da principessa del mondo. Da quando ho incontrato Dio io vivo da principessa di Dio, che è veramente tutt'altra cosa, ma è molto più bella, molto più appagata. E dove io veramente oggi quando vi parla uno e vedo un fratello che non ha Dio, dico è povero. Noi possiamo avere tutto, ma dove manca Dio non c'è niente. Io per questo sono entrata, entro dentro questo gruppo, perché vedo che è unico, che veramente dà e pensa, dà spazio a Dio, perché senza Dio noi, il mondo non ha fortuna. Come dicevano 5 Stelle, portano 5 Stelle tutti i programmi, parlano di Europa, di Italia, ma il nostro gruppo dice noi non vogliamo una Europa di 5 Stelle ma di 12 Stelle, consacrata alla Madonna, consacrata a Dio, perché dove c'è Dio c'è futuro per i nostri figli, c'è futuro per le nostre famiglie. E non, noi non dobbiamo avere paura di dire chi siamo. A me spinta, sapete quale è stata, di entrare nuovamente in politica, quando ho sentito Brambilla di Forza Italia che porta diritti dei cani e dei gatti. Ma vi rendete conto che in questo nostro paese, e mio pure, io sono pienamente italiana e posso dire perché lo amo con il cuore, in questo paese i gay hanno partito, i cani hanno partito, i gatti, però che sei cristiano non puoi dire. Allora è arrivato tempo che rompiamo questo silenzio, che facciamo vedere chi siamo, che siamo figli di Dio. E adesso con le elezioni del 4, da inizio ho pensato, ma come? 3% in una Italia cristiana non si trova che aderisce a progetto, a 10 comandamenti? Se questo è veramente vero, allora Italia merita che non esiste, merita che abbiamo pena, che abbiamo aborto, che abbiamo eutanasia, che abbiamo tutto. Perché non c'è 3% cristiani? Perché noi siamo cristiani tiepidi, abbiamo paura di offendere, noi ci spostiamo a primo soffio, stranieri sono arrivati. Dove siamo noi? Noi ci scansiamo, se non dicono subito siete razzisti. No, Signore ci insegna, ma accogliamo, ma voglio rispetto, la tua libertà inizia, ma quando finisce la mia, anche io sono libera, io rispetto te, ma tu devi rispettare me, invece noi ci hanno venduto,
ragazzi, noi siamo venduti, ma con quale diritto? Perché siamo zitti e buoni? No, questo non è rispetto. Io sono figlia di Dio, tu sei figlia di Dio, tu sei figlio di Dio, noi abbiamo diritto di dire io so chi si occupa di me, tu, io arrivo qua, ma tu vai oltre. Perché dobbiamo essere sempre riproverati, razzisti? Non puoi dire niente qua. Se omofobi, se io poi in chiesa, gente che prega tutti i giorni con me, quando hanno sentito che io sono entrata in politica, si girano d'altra parte. Ma io accetto da uno che non prega, chi dice io non ci credo, ma da te che preghi tutti i giorni, che sei catechista come me, è falso, siamo falsi cristiani. Noi dobbiamo essere pronti a martirio per Gesù Cristo se siamo veri cristiani, perché senza veri cristiani, veri martiri di Roma, oggi noi non stiamo qui a parlare di Gesù Cristo, eravamo magari musulmani. Io che vengo da Croazia, grazie a San Paolo che io oggi posso qui parlare in nome di Gesù Cristo, ma i nostri figli, i nostri nipoti, ma chi pagherà a loro essere cristiani? Siamo pronti di diventare martiri? Dobbiamo essere pronti. Io mi auguro di questo popolo, questo gruppo, popolo della famiglia, che si prende compito di dire: Signore, io vado avanti a costo di martirio, perché i nostri figli, i nostri nipoti un giorno possono dire: meno male, c'è mia nonna, c'è mia zia, hanno cominciato, io sono cristiana. Io vi chiedo solo l'ultima cosa, scusatemi, date voto a questo popolo della famiglia, perché voto a Gesù Cristo, voto a dire: basta, Signore, prendi tu questa nostra barca, questa nostra Italia, e portala avanti. Perché già ho sentito, io sono in continuo contatto con Croazia, con Germania, tutti guardano a questo nostro movimento, tutti ci guardano, tutti osservano, perché mia sorella che vive in Germania mi dice: ma che sei matta, ma dove sei entrata? Dico: cara mia sorella, sentirai ancora per questo gruppo, mi dispiace. Allora quando gli ho mandato a tutti mia questa locandina, dico: guarda, tua sorella è entrata per Gesù Cristo. Sapete che tanti mi dicono: peccato che non possiamo votare, ma io farò tutto che possono pure loro votare, perché questo è voto, questa missione è per Gesù, questo è andare. Abbiamo tutti detto sì. Se Madonna non disse sì a Angelo Gabriele, dov'era storia? E non c'eravamo, eravamo magari musulmani, eravamo magari ancora pirati e che te so, cannibali. Ma noi dobbiamo dire sì: Signore, io ti do mio voto, io ti do mie mani, mia bocca, tutto quello che ho fai tu, a costo di martirio. Speriamo che ci aiutate, che portiamo questo, perché vediamo la testa del nostro partito, come diceva Alessandro, Amato, Adinolfi, De Nicola, Mirko, sono persone squisite, c'hanno tutti contro, c'hanno macchine rotte, c'hanno in continuo incidenti. Perché? Perché come diceva Amato ieri dal Congresso Nazionale di Roma, io faccio che mia nipote può dire: c'era mio nonno quando è stato fatto sto partito, e che grazie a mio nonno io posso dire che sono cristiana. Grazie a tutti che ci votate. Questa sera con noi è arrivata nonna Blu, la candidata più longeva, l'eletta a livello nazionale, la nostra 86 anni compiuti, ma di tutti, allora passiamo un attimo a Clara, così poi la nonna Celeste, sentirete la forza di nonna Celeste fra poco. Dunque io poi dopo magari se qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che io sono qui non in quanto candidata, ma perché per quello che è successo insomma all'università, come sostegno, faccio parte comunque del direttivo del gruppo provinciale di Macerata. E vabbè, ecco, io sono, come dire, ero del tutto anonima, come dire, se non all'interno del mio gruppo, della mia università.
E è successo appunto a ottobre per tutto un percorso, c'è stato un motivo, un percorso che mi ha portato a dire quell'Ave Maria, a chiedere insomma di farlo con i miei studenti, e da lì si è scatenato un putiferio. E quel putiferio in realtà che mi ha lasciato ma veramente basita, sconvolta, cioè veramente non capivo quello che poteva, che stava succedendo, perché non è possibile che per una cosa del genere si scatena tutto questo. E si è scatenato prima sul web, sui social network, su Facebook, e soprattutto all'interno di Officina Universitaria, che rappresenta la sinistra, diciamo, all'interno dell'università, per poi andare dai giornali locali ai giornali nazionali. Quindi sono stata investita prima dai giornali locali e poi anche da piano piano, ecco, mi ha chiesto il Corriere della Sera, poi un altro, non mi ricordo, Radio Popolare, e anche La Vita in Diretta. Ecco, io all'inizio ho iniziato a dire di no, dico no, io non, anche perché non voglio che questa cosa venga strumentalizzata. Se avessi detto di sì alla Vita in Diretta a quest'ora, non so dove veramente sarei stata, su tutti i programmi, quindi ringrazio Dio che ho detto di no, perché no, veramente sarei stata in questo caso strumentalizzata. Invece il Signore evidentemente mi stava preparando la strada per qualcos'altro. Perché? Perché dopo che si è tutto placato, perché poi non è che avete più sentito, no? Nessuno di voi ha sentito niente. In realtà, io su questo ci credo molto fermamente, Maria ha iniziato comunque a lavorare sotto, come solo lei sa fare. Perché? Perché io ho avuto centinaia di messaggi privati, magari qualcosa ne farò un giorno, non lo so, però io ho tantissime lettere che mi sono arrivate via mail di sostegno, di gruppi carismatici di preghiera, di suore, di tutte le età e di tutti i mestieri, da tutta Italia, che mi hanno come dire, incoraggiata, mi hanno detto non abbassi la testa, non chieda scusa, grazie per quello che ha fatto. Quindi c'è stato proprio, è stato capillare, no? Tanto c'era l'attacco quanto ancora più forte è stato il sostegno. E io in quei giorni, che vi devo dire, non stavo bene, perché io poi sono una che rimane sempre molto di lato, cioè non mi piace stare al centro dell'attenzione, non ci sto mai, io sto a mio agio davanti alla mia classe per insegnare le mie materie, però non sono una che ha mai parlato da un palco, insomma, ecco, non sono fatta per questo. E però ecco, quello che ho visto è stato un sostegno che mi ha resa veramente forte, cioè io lo so per certo questo, perché una come me, che si è sentita di rispondere nel modo in cui ho risposto ai giornalisti, sempre molto tranquilla, anche se mi si attaccava ancora tanto, e anche all'interno dell'università soprattutto, perché io non ci ho avuto se no 5 colleghi, ma 5 veramente che mi hanno detto qualcosa di sostegno, per il resto ero guardata male, quindi io, come dire, già da dentro ero, no, subivo questo attacco. Per cui io questa forza che ho sentito sicuramente è stata dovuta anche alle vostre preghiere, cioè io ringrazio anche voi, perché io lo so che qui qualcuno deve aver pregato per me, lo so, perché ha pregato tutta Italia, e anche in realtà stravalicato i confini dell'Italia, perché ho avuto qualche sostegno anche da fuori, dalla Spagna, mi è arrivato dal Belgio, addirittura da un pastore protestante, no, chi lo direbbe mai, ma un pastore protestante, ma insomma, ma scritto, e dall'America, ecco, e continuano insomma ancora qualcuno a scrivermi. Allora, questo qui è stato una preparazione a un non solo a una forza, è un dire testimonia Cristo, perché poi il fiore più bello che è uscito fuori da tutto questo è stato che studenti, soprattutto studenti, e anche persone di qualunque età, di qualunque mestiere, mi hanno detto: guardi, grazie al suo gesto io ho capito quanto è importante
dire che io sono cristiano, cioè io non mi devo vergognare di dire che sono cristiano. Quindi questo a me mi ha sorpreso un po', devo dire, no, questa cosa, perché, come dire, l'ho trovata naturale, molti lo può trovare naturale e dire sì, certo, io credo in Gesù Cristo, perché cosa faccio di male? E però ho scoperto che invece, grazie a questo fatto, che quello che diceva Elena, cioè c'è bisogno di risvegliare, cioè noi siamo tiepidi, noi siamo cristiani tiepidi, e se siamo tiepidi non siamo credibili. Non siamo credibili se non abbiamo questo coraggio. Quello che io ho visto all'interno di questo gruppo è proprio la manifestazione di questo coraggio, perché qui tutti ci mettono la faccia, veniamo insultati e le parole come razzista, omofobo, qui si aggiunge fondamentalista. In questi giorni a me mi stanno chiamando fondamentalista. Fondamentalista cattolica, integralista, ecco, quindi questi sono tutti gli attacchi che purtroppo ce li dobbiamo aspettare, ma non perché noi siamo i detentori della verità, perché poi l'accusa, l'attacco che viene è soprattutto questo: voi siete quelli che hanno la verità, cioè sono quelli che hanno l'ardire di dire noi abbiamo la verità. No, attenzione. Noi non siamo i depositari della verità, è che noi crediamo che Cristo è via, verità e vita. Allora, se io sono cristiana, come faccio a non dire che esiste una sola verità e che questa verità è Cristo? Poi è chiaro che il rispetto del... ma è ovvio, anche dei gay, ma ci mancherebbe. Cioè, se Cristo ha versato il suo sangue, l'ha versato per tutti sulla croce, l'ha versato ovviamente anche per chi si sente di essere diverso, ma ci mancherebbe. Quindi è chiaro che vengono travisate queste parole che noi diciamo, ecco perché veniamo detti omofobi, ma perché, sulla base di che cosa? Su una manipolazione delle parole, perché quello che è l'attacco è proprio sulla la manipolazione di tutte le parole che vengono dette. Ad Inolfi non viene compreso, ma viene manipolato. Perché lui, quando dice io non ho scritto una sola riga di omofobia in vita mia, che è vero, però continuano, anche un primo amico che mi ha detto: ma davvero tu segui questo omofobo? No? Cioè, il primo amico che mi ha scritto per dire una cosa del genere. Ma omofobo, scusa, ma omofobo perché? Quindi è chiaro che dobbiamo stare attenti, insomma, a un attacco che non è solo dei non credenti, ma l'attacco viene all'interno. Io l'ho visto questo proprio chiaramente, all'interno dei credenti. Allora qui anche noi, io veramente con molta umiltà mi devo rimettere continuamente alla preghiera, all'ascolto della parola, perché non voglio dire parole sbagliate. Se voglio parlare, voglio dire le parole che il Signore mi suggerisce. Non voglio offendere nessuno, non voglio offendere né gli omofobi né i gay né chi la pensa diversamente. Non voglio offendere i comunisti, non voglio offendere nessuno. Cioè, se me il Signore mi dice devi amare tutti, se non ne ami uno non ami nessuno. Questo il Signore ci insegna. Se tu non ne ami uno, non ami nessuno. Quindi tutti dobbiamo amare, questo sicuramente, però affermare la verità. E quindi ecco, questo che io ho visto all'interno di questo gruppo è questa forza, questo coraggio di mettersi in discussione. E io non lo so se con quell'Ave Maria mi ci ha voluto preparare, perché io vi dico questo: io e la politica siamo proprio, guardate, agli estremi opposti. Cioè, io non mi sarei mai in vita mia immaginata di poter entrare all'interno di un gruppo politico, perché non è mai stata la mia aspirazione, non è mai stato il mio obiettivo, non sono manco capace, cioè io non sono capace di essere una politica, non ne capisco niente. Mio marito laggiù dice che vivo nell'interspazio, vivo in una sfera, non capisco cosa sta succedendo, dico quello chi è, quindi è chiaro, cioè non, in realtà qui mi trovo, e mi ci trovo, veramente non so nemmeno io come, e quindi spero.
spero che si vada avanti all'interno di un progetto che è un progetto più grande di noi. Ecco, io questo voglio sperare, che questo sia un progetto più grande dell'uomo. E se noi non pensiamo a questo, poi a tutti noi lo dico, a partire credo da Dinolfi, Amato e tutti gli altri, se noi pensiamo di fare qualcosa che non sia per il Signore, a maggior gloria di Dio, a maggior gloria di Dio siamo a Macerata, quindi questa è una frase importante di padre Matteo Ricci, no? A maggior gloria di Dio, se non facciamo questo, allora stiamo nel posto sbagliato. Abbiamo fallito in partenza. Esatto, quindi speriamo di stare nel posto giusto al momento giusto. Sì, sì, infatti una precisazione, purtroppo Mirko ancora... C'è Mirko in diretta. C'è Mirko in diretta, sì, ciao Mirko, ciao, ciao Mirko, ciao Mirko, auguri. Mirko purtroppo anche lui da nord a sud, da 20 gradi a meno 10 di Bolzano, non sta per niente, non sta bene, c'ha l'influenza, ha cercato in tutti i modi di venire, però non ce la fa, giusto, anzi... Ho detto Mirko, fermati perché Mirko, no? Cioè, è meglio che recupera e ritorna, perché in quest'ultima settimana è bello, in vigore, tanto siamo qui con tutti i nostri amici e noi procediamo perché Mirko ha saputo anche insegnarci bene, insomma, da approcciarci con i giornalisti, con gli amici. Stavamo dicendo, infatti, vedendo Lena, no, anche adesso Ombretta, mi viene un po', sai, quella parabola dei talenti, no? Dove ognuno mette una parte del proprio talento, della propria capacità in quello che può, in un unico progetto. Quindi questo siamo, persone che vengono da situazioni completamente diverse, che si sono unite per fermare questa degenerazione totale, perché è lì che comunque stiamo andando, e lo dimostra anche il caso eclatante di Clara, perché oggi se non ti adegui al pensiero unico vieni sottoposto al rogo mediatico, cioè persone normali, comuni, per una preghiera. Cioè, mentre quando invece uno accetta il pensiero unico e vediamo la televisione, chi c'è in televisione, ed ecco lì che c'hai una carriera televisiva facile, i soldi, le prebende, però non criticare il pensiero unico, perché altrimenti il rogo oggi non è più come una volta Giovanna d'Arco, ma è mediatico. Posso dire solo una cosa? Ieri è partita una bella specificazione da Roma, dal congresso, dove diceva, non mi ricordo chi, comunque uno dei nostri capi, diceva: non c'è più destra e sinistra, ma c'è bene e il male. Allora noi dobbiamo, era sacerdote, noi dobbiamo avere forza e la luce, sapienza di Dio, di scegliere cose belle, cose buone, cose di vita. Questo che Bonino, che la sinistra, che hanno portato dentro il nostro Parlamento da decenni, è morte. Noi vogliamo recuperare, rovesciare questa logica con la vita, con l'amore, accettando embrione da persona fino alla fine della vita, lasciare questa vita come dono di Dio, da concepimento fino alla morte. Nessuno è nato perché ha voluto, nessuno deve morire perché vuole morire. Signore ha dato la vita, Signore la prende. Questo dobbiamo difendere, questo che nessun partito parla. Tutti parlano di economia, di soldi, delle banche, ci hanno venduto veramente a tutti i sensi. Allora noi, con questo piccolo, come diceva anche Mirko, noi siamo questo chiodo di mezzo, perché si hanno fatto pure la legge Rosatellum, che possono saltare da una parte e dall'altra. Diceva Sgarbi, per scherzo, una sera in televisione ho visto, ha detto, c'era un comunista vicino: se votate lui comando io, se votate me comanda lui. Ci prendono pure in giro, pensando che noi siamo gente senza testa, ma i nostri cervelli non sono arrugginiti. Povia cantava tanto bene, dice: siamo buoni, ma non è che abbiamo teste arrugginite, però ci vuole coraggio. Usciamo fuori e diciamo: ma basta, siamo pochi ma buoni. 12 apostoli, grazie a 12 apostoli, oggi miliardi cristiani, ma anche grazie a 3% questi che ci credono. Ma non solo, Signore, per moltiplicare i pani voleva 5 pezzi. Ecco, noi siamo questi 5 pezzi. Vuole moltiplicare questo voto? Io sono certa che il 4 o 5,
marzo troveranno tutti una sorpresa che pia un colpo proprio, guarda, che non sapranno fare, perché già abbiamo visto Salvini con Rosario in mano, abbiamo visto Meloni per la famiglia. Quando si sono votati questi grandi, grandi temi, erano assenti nelle aule, abbiamo cacciato, tirato pure questo fuori, da 14 parlamentari di Meloni, 2 erano presenti con no, altri 12 assenti per la coscienza, fatto di coscienza, ognuno devi decidere, come diceva Mario, su certi temi non te chiedo che decidi, tu devi dire sì a Dio e basta, se non dici vai fuori. Io prima ho detto firmiamo questo, non che cambiamo le camicie come ci pare, non mi sta bene, allora c'è poltrona là, no, noi siamo un gruppo che vuole portare questo, lo portiamo davanti con l'aiuto di Dio, quando aiuto di Dio non c'è, ci torniamo a casa, va bene? Giusto. Grazie. Adesso do la parola a Ombretta Gentili, allora, lei è dirigente scolastica. Io sono un dirigente scolastico, vorrei parlare, però penso che i miei colleghi abbiano, i miei amici, i miei compagni abbiano detto tutto quello che c'era da dire, perché io volevo lasciare la parola completamente a Nonna Celeste. Perché? Perché Nonna Celeste è la nostra candidata più anziana in Italia, ma soprattutto perché più anziana, più saggia, diciamo la verità, penso che abbia tante cose da insegnare, vero? È l'albero piantato. Quindi, prego Donna Celeste. Allora, che vi dico, ho già sentito i problemi esposti da queste care figliole, perché ormai, come vi ho detto, 86 anni, la maggior parte di qui, pochi fratelli vedo, poche sorelle, canute che possono essere come sorelle e fratelli della mia età, vicini alla mia età, gli altri sono figlioli e nipoti. E quindi non vi tratterò tanto di quei problemi, sarei molto più contenta invece se mi faceste delle domande e faccio vi dico poi delle risposte. Perché? Perché ho visto che la mia presenza ha suscitato tanta curiosità, proprio tanta, e mi sono chiesta il perché e lì per lì mi sono detta certo, a 86 anni, non essendo mai stata presente nemmeno lontanamente, nemmeno con il pensiero in politica, perché ero ben occupata differentemente, tra poco ve lo dico, il trovarmi addirittura candidata dall'oggi al domani, non essendo stata chiamata da nessuno, ma per caso, in un momento fra l'altro anche abbastanza di tenebre per il mio spirito, perché mi arrovellavo nel trovarmi nella capacità di aver capito la rovina verso la quale stavamo andando, nel silenzio, nell'assenteismo, nel permissivismo di quanto avveniva a causa di tutte le grandi personalità politiche, dai più alti ai più vicini a noi nelle strutture ormai di ogni città e di ogni paese. Però mi trovavo sola e impotente. E dicevo, ma guarda un po', se i giovani ci dicono che attraverso il cellulare siamo vicini l'uno all'altro, boh, a me attraverso il cellulare una scusetta e tutti tagliavano la porta. Quando chiedevo, ma vogliamo riflettere, vogliamo fare un gruppo, vogliamo parlarne, vogliamo incontrarci, tutti assenti. Tutti avevano da fare, mi sembrava di rivivere la parabola di quello che aveva il pranzo di nozze pronto, chiamava a nozze, ma tutti, chi il cane, chi il gatto, oggigiorno, chi che una cosa, chi un'altra, quelli, niente. Allora ho detto, me bacio poco,
farmi erudirmi e prepararmi anch'io sul cellulare. Allora hanno detto, ma sai, con Facebook è più facile, perché senza telefonare, veniamo a sapere. Ho provato anche a entrare a Facebook, ho detto, sei soltanto un informatico, sei solo tecnologia, e che ci vorrà mai? Peggio che peggio, il tempo te ne ruba tanto Facebook, ma la conclusione è ancora più difficile che mai, l'evasione lì proprio è una cosa fantastica e facile. E allora ero veramente scoraggiata, rattristata, perché, ve lo dico subito, io essendo del 1932 mi sono vissuta a occhi aperti la Seconda Guerra Mondiale, e fra l'altro mi trovavo tra le 5 città più bombardate d'Italia, Grosseto in Maremma, col campo d'aviazione in città. Non vi dico quello che abbiamo passato, so. È un quadro che ancora, ecco, ancora mi fa venire i brividi sulla pelle per raccontarlo. In qualche cosa ho detto in altri momenti, ma qui non voglio tediarvi con cose. Prendiamo, visto che siamo invece un ambiente piuttosto sereno e di speranza e di fiducia, voglio tenervi su questo. E allora, allora noi ci siamo trovati veramente con la casa distrutta e il fiume che ci inondava, avevamo un ombrone lontano dalla città chilometri, ma che è stato capace di inondarci ben 3 volte e distruggerci fino al primo piano. Nonostante il seminterrato, primo piano, perché purtroppo le strutture di allora erano tali che non c'erano mezzi, non avevamo le ruspe, tutti i grandi macchinari e tutte le innovazioni di oggigiorno, e quindi avevamo la zappa e la pala a quei tempi, e quindi gli argini dei fiumi se cedevano, addio mia bella, addio. E la sottoscritta stessa è stata salvata in extremis, perché ha avuto il coraggio, portata dall'onda del fiume, mentre tendevo le mani ai genitori per essere accolta, un'ondata del fiume che ha fatto gola nella stradina dove abitavamo mi ha portata via. Allora c'erano quei bei battenti in ottone alle porte, ho avuto il coraggio di afferrarmi a quello, hanno gridato aiuto, aiuto ai pompieri, allora li chiamavamo i nostri vigili del fuoco, e loro con gli zatteroni sono venuti a salvarmi, e non facendocela per l'acqua che li sbatteva a portarmi via, mi hanno data alla famiglia di sopra attraverso la finestra. Quindi immaginate, rocambolesco, però una salvezza. So solo che erano verso le 7:30 così della sera, ormai mi sono addormentata, perché in fondo ero ragazzina, io vi parlo del 44, 44-45, ero ragazzina, mi sono ritrovata alla sera del giorno dopo, ho fatto tutta la dormita, perché lo sforzo era stato talmente tanto che a un certo momento ho dormito. Per dirvi, però, in mezzo a queste situazioni così drammatiche, e questa era quasi da riderci, no? Perché noi in famiglia ci abbiamo riso tanto, però quell'inondazione, per esempio, ha cancellato completamente tutti i libri, ha cancellato un'infinità di cose, perché fino al primo piano siamo stati distrutti completamente con tutta la roba che ci può essere in un appartamento, un po' come succede ai terremoti di oggigiorno, quando la casa crolla totalmente. Eravamo appena a pochi anni dalla distruzione dei bombardamenti, e quelli non è che ci hanno risparmiato, perché Grosseto è stata, ve l'ho detto, tra le 5 città più bombardate d'Italia, quindi se avete visto qualche città bombardata e col carico delle macerie che ha distrutto gran parte
delle zone cittadine vi potete rendere conto. Però quando finalmente l'allarme non suonava più, gli aerei non dovevamo più stare con l'orecchio teso a capire se erano tedeschi, se erano americani, se erano inglesi, se erano francesi, perché si distingueva dal rombo ormai tutto e non si sentiva più l'abbaiare dei cani che ci preavvertivano. Noi l'allarme l'avevamo dai cani prima che l'uomo riuscisse a dare il segnale della sirena. E vivevamo nell'apparente pace del dopoguerra, ritrovandoci, discutendo di come portare via le macerie e al posto delle macerie ricostruire. Eravamo un'anima sola, tutti la potevamo pensare bianco, rosso, verde, azzurro, ma c'era un problema solo: ricostruire. Ed eravamo veramente un'anima sola, con la fiducia, la speranza che mettendoci insieme si ricostruisse. E infatti ce l'abbiamo fatta. Se voi venite adesso a Grosseto, è un fior di città, no? Ma già da decine e decine di anni, quando io sono venuta via nel 1954 sposandomi, Grosseto era una provincia che, insomma, se la batteva con tante altre città. Oggigiorno che cosa succede? Oggigiorno, non riuscendoci più a comunicare la sofferenza che viene fatta da una comune calamità, e guarda caso questa calamità ci viene dal mondo politico, dalla legislazione politica, ci sarebbero da dire parole pesantissime, però ce le risparmiamo, non posso dire dall'incompetenza, perché non è vero, non è che sono incompetente, c'è solo dall'avidità, dall'egoismo di certe persone, da questa corsa al potere, da questa corsa alla poltrona, da questa corsa al denaro. Allora, non potendo più essere uniti, è difficile arginare il loro malefare. Per cui l'impotenza era grande, tanto che ero arrivata, non ve lo nascondo, nella vita ho avuto tanto bisogno di Dio e non mi è mai mancato. Mi ha ghermito la morte più volte. Ho avuto anche 12 ore di coma, dove ormai anche a mia figlia avevano detto che non c'era più niente da fare, e poi mi vedete qui. A qualche medico mi ha detto che nemmeno Dio mi vuole lassù, perché ha paura che gli faccia confusione. E forse ha ragione anche lui. E quindi, che cosa vi dico? Era un grande problema per me, ma soprattutto un grande dolore. E vi spiego questo dolore da che cosa derivava. Nel 1943, per la prima volta, io mi sono trovata a dover aiutare proprio fortemente, perché il piccolo aiuto era quotidiano. In quei momenti, per fortuna, il nostro popolo italiano nel momento del bisogno è portato a darsi una mano. Oggi un po' di meno, eh? Oggi si è preso la cosa di fingere di non vedere e voltare le spalle. Ma a quei tempi no, c'era una grande solidarietà tra le persone. E mi sono trovata a dover prendere un bambino che gridava mamma, mamma, io me lo ricordo sempre, povera creatura, tutto moccioso, tutto lì, con dei lacrimoni enormi, che andava in mezzo alla strada, con la sirena che suonava e tutti quindi che si correva verso il rifugio, no? Che era poi l'entro terra, perché abbiamo delle mura, mi dice, e avevano scavato là dentro nei cunicoli di queste mura,
avevano fatto, io mi sono presa in braccio, ragazzina di 11 anni, mi sono presa in braccio questa creatura e gli ho detto adesso vieni con me, mamma è al rifugio. E lui si è un po' calmato perché ha sperato che veramente mamma fosse nel rifugio, mamma nel rifugio non c'era. E con quella creatura ho vagato, poi dopo 2 o 3 ore tra il bombardamento e il tempo in cui ci veniva impedito di uscire dai rifugi perché fuori le macerie, la polvere, era una cosa impossibile da affrontare, e quando finalmente ci è stata data la possibilità di rivedere il cielo, e questa creatura io non sapevo chi era né chi non era, lui meno che meno me, e quindi il papà e la mamma dove? Un tedesco che conoscevamo perché avevamo un commandantur lì prossimo alla casa, vedendomi così nel disagio, mi chiese, parlava l'italiano, e io mi ha portato nel grande cortile dell'ospedale, anche quello era allora al centro della città, e lì c'erano le 2 cataste di persone messe, i morti uno vicino all'altro così, e c'era una catasta qui e una catasta qui, alta come tutta questa colonna, e lui mi si mise in piedi, prima me li fece vedere in basso, poi in piedi, perché pure io avevo perso genitori e fratelli. Le casse non c'erano più e si andava a dire o sotto le macerie o fuori. Io dicevo, ma i miei fratelli senz'altro fuori, erano fuori con me, però dove? Non sapevamo, perché al suono dell'allarme si scappava, i genitori ci hanno insegnato, scappate alla prima porta di rifugio che trovate per salvarsi. E quindi mi sono ritrovata a cercare in mezzo, dice cerca di vedere i vestiti, cerca di vedere se riconosci i vestiti, perché i volti ovviamente erano irriconoscibili tra il sangue, la polvere, le decapitazioni, le mutilazioni, quindi vi lascio immaginare cosa vuol dire a quell'età trovarsi a dover cercare i genitori e i fratelli dovendo alzare con tutto quel sangue che colava da ogni parte, l'odore acre che non ho mai per decenni e decenni non ho mai potuto più sentire l'odore della carne cotta, perché tra l'altro mandavano l'odore della carne cotta in modo particolare del brodo, per cui proprio non potevo sentirlo. E però io, ringraziando Dio, non ho trovato nessuno lì, di questo bambino non sapevo niente. Allora abbiamo, sempre con questa compagnia, abbiamo cercato di andare un po' in giro, man mano c'erano i tedeschi con i loro operai che ci aprivano dei varchi in mezzo alle macerie per andare da una parte e dall'altra della città. Sta di fatto che ormai era finita tutta la mattinata, eravamo alle prime ore del pomeriggio, io ero estenuata, sto bambino pure, no? E l'unica cosa che mi venne in mente fu appunto quella di che mio fratello più grande, 5 anni più grande di me, mi disse: se ci troviamo smarriti, se ci troviamo senza casa, andiamo alla casa del contadino che ci dà il latte tutte le sere, e che era a 1 chilometro fuori di Grosseto in campagna. E io dissi, io vado là, soltanto che non ci sono arrivata perché ero stanchissima e il bambino mi si stava addormentando tra le braccia, e allora mi sono messa sul ciglio del limite e ho atteso che qualcuno mi venisse a cercare, e infatti verso le 6 del pomeriggio è venuto mio fratello, che andava secondo il detto alla cascina del contadino, e mi ha trovata là questo bambino. Questo per dirvi, è stato il primo bambino
dove io proprio ho sofferto l'ansia di fargli ritrovare la mamma e il papà. Con mio fratello siamo poi così. Possiamo fare delle domande, cioè sintetizzo un po'. Sì, sintetizzo. Questo per dirvi, da quel momento il mio anelito è stato solo quello di essere utile agli altri, utile a chi soffre, utile a chi è solo, utile tanto che in un momento particolare della mia vita in cui ho visto me e la mia creatura che dovevamo, secondo i medici, morire, ho detto: Signore, se per la tua gloria, perché avrei dovuto abortire e non ho voluto saperne di abortire, perché ormai la creatura viveva, in me si muoveva, quindi proprio nemmeno il convincimento terapeutico per me era valido, per me, perché se no quello può essere valido se c'è di mezzo la vita, ma a quel punto io ero già troppo avanti e non me la sono sentita. E ho detto: se mi dai la gioia di vivere e di poter testimoniare la tua gloria, da questo momento ti prometto che dallo 0 agli 80 anni, allora arrivare agli 80 anni era come dire Matusalemme sempre. Qualunque creatura nel tuo nome mi chiederà aiuto sarà mio figlio. E quello che soffrivo per quella creatura che dovevo salvare, e da allora la mia vita è stata quella, per cui i miei figli hanno conosciuto casa aperta a tutte le creature dallo 0 agli 80 anni che hanno bussato dicendo il nome di Adesso. Dio. Questo ve lo dico perché possiate pensare alla sofferenza mia nel vedere oggi che nell'inconsapevolezza i nostri figli, perché ne ho e tanti con questo impegno preso davanti a Dio, oltre che quelli di sangue abbracciati tutti gli altri che Dio mi ha mandato, e i miei nipoti, perché ormai sono nonna, a voglia potrei essere già bisnonna, ma i giovani oggi hanno paura di sposarsi. E allora che succede? E io nell'impotenza a difenderli, io che li ho difesi, diciamo così, materialmente, economicamente, io dicevo e gridavo al Signore: non mi dai la possibilità di fermare questo male satanico. Io, perdonatemi, lo vedo come satanico, perché è una forza così subdola che ha incantato i giovani, ha incantato i giovani meno giovani. E per fortuna, così, in un momento di interrogativo e di prostrazione, proprio quasi oserei dire, l'ho pronunciato stamattina e lo ripeto adesso qui con voi, perché mi è passato così nella mente stamattina, quasi a un momento di disperazione in cui dicevo: no, non, questa volta non ho l'aiuto nemmeno dal cielo per arginare questo male. E camminavo e dicevo: ma meno male che è stata diagnosticata una malattia che in breve mi farà fuori, andrò a domandarglielo in persona a fare il test. Però così, e io ci parlo, per me Dio è una persona. Così come viene. Allora, nonna blu sicuramente li farà tutti fuori a palazzo. Quindi, veramente. Dio lo faccia! Ma diciamo così, con un desiderio di violenza, ma nella conversione. Io per sta gente che sta su alle camere di legislativa a Montecitorio, a Castelmadama, là come lo chiamano, chiedo la conversione, chiedo che ritornino esseri umani, perché noi stiamo in una legislazione che ci toglie l'umanità, il valore di essere umani, cioè esseri ragionevoli.
esseri che siamo diversi dagli animali, perché siamo del mondo animale, ma siamo diversi dagli animali per una ragione che ci ha dato, per un'intelligenza, per un'anima, per un cuore, per una coscienza. Non ci stanno più. Ecco perché c'è l'energia, energia. Però adesso io direi di passare alle domande, se vi possono, vuole chiedere. Prego. Io volevo dire